Allora, anche se andiamo in Superlega automatica, senza essere obbligati ad arrivare al quarto posto e ci andiamo lo stesso, questa non deve essere una scusa per non scendere in campo contro il Sassuolo. Contro il Sassuolo io voglio 3 punti, li pretendo, voglio una prestazione con le palle, bisogna scendere in campo, facciamo difesa e contropiede, ci chiudiamo in difesa e ripartiamo, perché il Sassuolo, col Sassuolo è così che bisogna giocare con impedendogli gli spazi. E poi impedendo la velocità di Boga, di Berardi, poi non so se torna Caputo o se c'è Raspadori da davanti, comunque bisogna fare attenzione. Non lasciargli spazio per niente. E poi ovviamente, oltre a non lasciare spazio, bisogna ripartire subito e fargli male in contropiede, perché abbiamo tante qualità per fargli male in ripartenza. Però detto ciò, anche se andiamo in Superlega automatica, anche arrivando al 15° posto, ciò non cancella che io col Sassuolo voglio 3 punti, voglio lottare per il secondo posto, voglio arrivare tra le prime 4 in ogni caso, voglio entrare nelle prime 4, voglio lottare per il secondo posto. E voglio assolutamente centrare questo obiettivo. E poi dopo, poi oltre a battere il Sassuolo, poi voglio andare a Roma con la Lazio per cercare di impormi anche lei, di vincere la partita anche là, perché è importante vincere anche gli scontri diretti. Quindi io voglio che la squadra tiri fuori i coglioni, non pensi, no, tanto siamo già qualificati, non ci impegniamo, e perdono una marea di partite e arrivano settimi, non voglio neanche pensarci una cosa del genere. Quindi io voglio solo, anche se andiamo in Superlega, io pretendo che col Sassuolo si vinca. E non voglio scuse, assolutamente. Col Sassuolo o si vince, o i giocatori devono essere mandati in ritiro a pedate, perché non è possibile. Forse sto esagerando, per una partita sto esagerando, però detto ciò, se non vincono col Sassuolo per colpa dell'atteggiamento sbagliato, meritano calci nel culo, quello sì. L'atteggiamento deve essere giusto.